Zegnart è un nuovo progetto culturale di Ermenegildo Zegna per portare l'arte e la cultura in giro per il mondo. È un progetto di 3 anni a largo respiro nell'arte vista come comunicazione. Si sostiene che l'arte contemporanea può solo spiazzare e devianza rispetto alla norma. Zegnart nasce oggi nel 2012 con un respiro internazionale. Riunisce tutte le attività, i progetti presenti e futuri nell'ambito dell'arte che il gruppo Zegna ha intrapreso o intraprenderà. Zegnart riunisce l'insieme delle attività nel campo delle arti visive curate dal gruppo Zegna. Nasce legandosi a 3 ambiti, ognuno dei quali ha una sua specificità. C'è innanzitutto Zegnart Public, Zegnart in Global Stores e Zegnart Special Projects. Zegnart Public nasce dal dialogo con paesi lontani, con una ricerca artistica nell'arte contemporanea che ci vedrà collaborare con delle istituzioni locali che rappresentano l'eccellenza nel campo dell'arte contemporanea. So we are delighted to partner with Zegna Art on this project of bringing Indian contemporary art to the public. The Dr. Bhau Daji Lad Museum, which is going to host the exhibition, is the oldest museum in the city of Mumbai. It's the first time that a public-private partnership of this kind happened. And we have a strong program of contemporary art where we invite contemporary artists to engage in a conversation with the museum and the museum's collection and history. Public ha due aspetti. Da un lato, una commissione di un'opera d'arte pubblica ad un artista mid-career. Inviteremo quindi per ogni paese un artista locale a visitare l'Italia. Da un lato un artista già noto in campo internazionale, dall'altro invece un giovane. Entrambi gli aspetti di questo progetto sono legati tanto allo spirito di tutte le iniziative culturali e in particolare di quelle per l'arte contemporanea, quanto in particolare in rapporto a questi paesi a una volontà di dialogo, di condivisione, di scambio culturale. Però l'arte contemporanea ci mantiene la mente giovane e ossigenata. Così quest'anno, nel 2012, inizieremo dall'India per poi proseguire nel 2013 con la Turchia e nel 2014 con il Brasile. Il secondo capitolo di Zegnart si chiama Zegnart in Global Stores. Il primo passo è stato fatto nel 2010, quando Ermenegildo Zegna ha compiuto 100 anni. In quell'occasione abbiamo chiesto a degli artisti, come Mimmo Iodice, di raccontare con la loro visione artistica il mondo Zegna. Ne è nata una collaborazione straordinaria ed una serie di immagini che sono diventate parte di un libro e che sono già ospitate in alcuni dei nostri più importanti negozi del mondo. L'ultima parte di Zegnart si chiama Zegnart Special Project. Sono progetti speciali curati da un curatore diverso ogni volta che collaborerà con un'istituzione nella scelta di un artista internazionale. Fabule Romane è la tappa italiana di Zegna Art. Al Maxi, i coniugi Orte, Jorge e Lucy Horta, hanno concepito un'installazione che è composta da una serie di tende ed alcuni personaggi, gli spirits. Vivere e ripararsi all'interno di una quotidianità della vita che ci costringe sempre di più ad essere coperti e riparati da elementi che possono essere abiti ma che sono anche architetture.
Rome is a huge melting pot. We have all these situations condensing into the city. We have the archaeology, we have the history, we have the luxury, we have the tourists, we have the religion. All these layers, all the complexity of the city, we hope that you can see and understand in this story, Romana Fabula. Dans cette continuité, nous essayons d'interpeller toujours la société dans laquelle nous vivons. Ce qui importe la thématique, les matériaux choisis, nous essayons d'être en correspondance en temps des possibles réels avec la société qui nous entoure. C'est pour ça que faire Fabula Romana avec une exposition au Maxi pour Segna, ça veut dire interroger la ville de Rome et à partir de la ville de Rome, interroger toutes les autres villes du monde. C'est-à-dire comment on peut vivre aujourd'hui en société, quels sont les éléments poétiques qui conditionnent chaque jour notre quotidien et à partir de cette interaction entre poétique et réalité, créer une œuvre qui parle de notre temps. We began firstly by working with the materials and developing a story around the city of Rome. We had an idea to create an exhibition in a museum in Rome, but we didn't have a venue. And little by little, all the pieces of the puzzle, all the chapters of the story came together to create Fabula Romani. Bello dire che, come tutte le cose che sono diventate grandi ingegni, partiamo dal piccolo e partiamo con un progetto internazionale. Segna Art non è un museo, non è una collezione, ma è creare un dialogo con degli artisti in giro per il mondo per far sì che il dialogo diventi comunicazione di una brand moderna che è interessata alla cultura. Roman spirit is not vapor. Vapore. Roman spirit does not flutter as a sheet.